mattina. Ci tengo a far notare questo perché altri valdostani hanno votato per altre liste ed è l'unico parlamentare europeo che si è fatto vedere il padre nostro, nel nostro territorio. Anche questo probabilmente bisognerà che tutti noi insieme lo ricordiamo e in qualche modo lo sforzo dei voti che noi abbiamo portato alla lista del Partito Democratico, perché ricordo che in quell'occasione fu un record di votanti che per il nostro territorio di presentare tutti i reni capolista questa cosa ci rende d'orgoglio il fatto che c'è stata un'attenzione anche per questo piccolo territorio, non va dimenticato, un piccolo territorio che comunque è specchio di una realtà di una corrente civile. Infatti questa sera con questa Unione Europea, soprattutto per piccoli territori come il nostro, perché ci siamo combinazioni incontrati un giorno per caso di un aeroporto che eravamo anche a Bruxelles. Ecco, più che mai sentiamo lontana questa Europa, alle volte presentando questo evento sul social network, c'è stato anche qualcuno che probabilmente ha tirato fuori un po' l'euro, che sembra funzionare, così come spesso sono intervenuto in consiglio regionale, soprattutto che abbiamo l'Unione Europea, quella cosa che da oltre 60 anni ci garantisce la pace di questo continente, almeno questo bene primario vediamo di indicare. E affrontiamo l'altro bene fondamentale che è la questione del lavoro. Io ho approfittato di una persona che tu sicuramente hai conosciuto e frequentato, Vittorio Buono, tra l'altro questo libro mi ha regalato un sindacalista della CGM che mi ha aiutato a crescere nel mondo sindacale. Vi voglio leggere due passaggi e due dati, semplicemente per dare in mano a Sergio Corradi tre fotografie e poi lasciare a lui fare un ragionamento sul tema di stasera che riguarda soprattutto i lavoratori precari e i giovani. L'Italia era un paese, era ancora un paese povero, in larghe zone, persino ai punti della sopravvivenza, soprattutto nel mezzogiorno. Non ho bisogno di ricordare i dati di oggi per dare un'idea della gravezza di allora, scrive nel 1986, iniziamo questo libro. Ricordo solo un dato più impressionante, nel 1951 i lavoratori attivi in agricoltura erano 8.260.000, pari al 40% della popolazione attiva. Nel 1945 erano ancora sopra il 50%. Nel 1991 erano 1.200.000, pari al 7,2% della popolazione attiva. Erano spariti 7 milioni di agricoltori. Il nuovo di fondo nella nostra società era l'occupazione, o meglio la disoccupazione. Furono per i lavoratori anni difficilissimi, non c'era più un governo di unità nazionale, i padroni piegavano gli operai e l'aumentava. Non era solo una questione di interessi, pagare meno chi lavora, licenziarlo se non serve. C'era un'attività persecutoria, la volontà di schiacciare. E torniamo alla disoccupazione. Il sindacato si è sempre trovato in un'oggettiva contraddizione. La disoccupazione è il male peggiore. È una condizione penosa per chi la subisce. È una minaccia per il suo futuro. Deprime l'economia collettiva, abbassa la retribuzione e le condizioni di lavoro. Questa è la situazione di Puglia.
Nel corso degli anni Ottanta, invece, 30 anni dopo, lo stesso paese, l'Italia, era emerso con chiarezza che il mondo degli esclusi, cioè dei poveri, non copriva più la maggioranza numerica della popolazione. Quest'ultima si presentava come integrata, partecipe dei processi allo sviluppo. Il rapporto tra inclusi ed esclusi è sempre relativo, ma è certo nell'immaginario popolare fino a tempi recenti gli esclusi, i poveri, erano considerati come grande maggioranza. Il rapporto tra democrazia e socialismo aveva trovato proprio in quella condizione il suo più forte impegno razionale. L'impegno per l'uguaglianza era un impegno per la maggioranza. Adesso le cose erano diverse negli anni Ottanta. La società era cambiata. Peter Broz, dirigente socialdemocratico tedesco, la definì la società dei due terzi. Ma il mondo politico e quello sindacale non affrontarono con serietà la nuova frontiera della povertà che poteva portare, come di fatto portò, ad accettare lo stato di cose esistente, con la distribuzione dei redditi e di risorse che veniva proposta. Dopotutto, se la maggioranza della popolazione stava relativamente bene, si poteva essere soddisfatti. Il tema della povertà diventava marginale anche nelle coscienze. Si poteva risolvere come residuo, senza mettere in discussione l'intero sistema economico. E noi, proprio negli anni Ottanta, in Valle d'Aosta, grazie ai cambiamenti del nuovo reparto fiscale, diventiamo una regione piena di risorse economiche. E in quegli anni il reparto fiscale della Valle d'Aosta sale ai 9 decimi del IRPEF avvenuti sul territorio, oggi siamo ai 10 decimi del IRPEF per le altre voci. E quindi ci sono risorse pubbliche, c'è occupazione per tutti. E arriviamo ai dati che volevo presentare stasera per arrivare alla conclusione di questa presentazione, che la Valle d'Aosta nel 2004 ha il 4,2% di disoccupazione, 4,2% nel 2005, 3,8% nel 2006, 3,5% nel 2007. Sto parlando, non esiste la disoccupazione praticamente, c'è la piena occupazione in Valle d'Aosta qualche anno fa, non millenni fa. Nel 2008, 3,9. Poi succede una cosa. Saliamo al 5,3 nel 2009, al 5,9 nel 2010, 5,8 nel 2011, poi 7,4 nel 2012 e arriviamo oltre il 9 nel 2013. Questi sono i dati. Questa è la fotografia che cerco di ripetere in tutte le volte che entrerò in Consiglio regionale, in questa regione, per dire che se raffrontate questi dati al resto dell'Italia, non c'è ovviamente le regioni del sud hanno molto di disoccupazione, però sono al 30%, però nessuna regione italiana, io vi ho verificato i dati, ha un trend così negativo, cioè il raddoppio della disoccupazione, nessuna raddoppia. I dati sono quelli che crescono certamente in tutte le regioni, nessuna regione italiana raddoppia questi dati. E la situazione per i giovani è assolutamente ancora più allarmante, perché in Valle d'Aosta, eccola qua, Valle d'Aosta, disoccupazione dai 15 ai 24 anni, i dati sono presi dal sito dell'Istat, noi passiamo da un dato 8,8% nel 2004 al 26,7% nel 2012, questi sono dati Istat, cioè praticamente triplichiamo la disoccupazione. Certamente andando a guardare le regioni del sud che sono al 50%, uno dice, noi siamo ancora meno, però la Sicilia si trovava nel 2004 al 80%, i 10 punti va al 50%. Nessuna regione ha triplicato il numero dei disoccupati giovanili.
Quindi vuol dire, qui arrivo alla conclusione per introdurre appunto l'intervento di Sergio, che questa regione è quella che ha gestito peggio la crisi. L'ha gestita peggio perché, avendo vissuto in diretta i bilanci regionali che venivano apportati, c'era l'idea che qui, con denaro pubblico, avremmo potuto creare un'occupazione così di Stato, di regime, chiamiamolo, no? E quindi è dilagato, siccome c'è il blocco delle assunzioni nel pubblico, il sistema dell'assunzione precaria. Il pubblico impiego ha disseminato i precari, questa regione, arrivando a punte che ha superato solo nella sanità. Ci sono poi gli esperti del settore che magari daranno dati ancora più precisi di me, ma siamo arrivati a oltre 400 precari con delle percentuali completamente fuori da quelle previste dal contratto, dal rispetto del contratto. Quindi un indirizzo esagerato, non coordinato di queste risorse, che ha portato in alcuni settori, penso all'impiego dei operai forestali, a cifre 810 occupati stagionali, ma stagionali, cerchiamo di capirci, stagionali, alcuni facevano anche 9 mesi all'anno, alcuni facevano 8-10 mesi all'anno, quindi che avevano di fatto poi con la disoccupazione speciale e il contratto integrativo delle condizioni molto, molto positive di vita. Ecco, di colpo, per esempio, ci viene dal mondo degli operai forestali, ha consistito nel grande licenziamento di massa. Da un anno all'altro si è deciso di esternalizzare il servizio delle imprese private con una clausola di salvaguardia che praticamente non ha funzionato, per cui sono passati da 810 occupati a 290-280 occupati quest'anno, che però in media alcuni lavorano dai 3 ai 6 mesi. Alcuni sono 3 mesi, come pensate che possa avere una persona stagionale per 3 mesi di lavoro all'anno? E la situazione dei giovani è molto preoccupante, perché avendo dismesso praticamente il settore industriale, abbiamo assistito alla chiusura di tantissime fabbriche, essendo molta spinta la stagionalità anche del settore turistico, che qui è quello che va per la maggiore, salvo località che magari più frequenti come Cogni, che riescono a essere molto positive anche in estate, abbiamo visto la crisi del turismo estivo e quindi c'è una forte stagionalità, si rischia di lavorare 1-2 mesi in estate e 4 mesi, 5 in inverno, è durissimo a vivere così. I sindacati hanno dovuto lottare per difendere i contratti degli stagionali degli impianti a fune, che invece prima erano un punto di riferimento, sono state fatte delle conquiste molto importanti, anche lì soprattutto gli stagionali hanno dovuto subire delle fortissime penalizzazioni. Quindi da una parte non c'è lavoro, dall'altra questo lavoro è precario, fragile, difficile da difendere. Noi guardiamo l'Europa con tante aspettative da questo punto di vista. Riuscire a dare risposte a questi giovani, come riuscire a non perdere tutti i diritti, chi si è battuto in prima linea sui diritti del lavoro, però un'area in Italia con cui c'è aiutato a difendere l'articolo 18, soprattutto statuto dei lavoratori, che è una battaglia simbolicamente quella di difendere i diritti dei lavoratori, ecco, proprio tu forse sei la persona che può cercare di aiutarci a capire che cosa può dare l'Europa e a ricostruire anche un rapporto per questi giovani, per questo territorio, con un'Europa che non sia lontana, che non sia vista come nemica, ma che sia invece il punto di partenza per il riscatto di questa situazione. Quindi i nostri nonni si sono dovuti confrontare con la disoccupazione, la vita durissima del dopoguerra, 30 anni per arrivare al benessere, adesso in pochi anni ci stiamo giocando tutti. Che risposte dare, cosa fare, ne vogliamo parlare con te questa sera. Intanto grazie
permesso di ritorno sempre volentieri da questa parte per più ragioni. Intanto perché penso che sia un problema votato ed è normale, o dovrebbe essere normale, che chi rappresenta il territorio, con questi territori, quindi è possibile cambiare un po' la direttiva. Anche perché le cose che stanno capitando in Europa sono tante, alcune sono abbastanza inedite rispetto a quelle di un tempo, in ogni caso, quelle di profilo vecchio, così come quelle nuove, hanno sempre discusso con il cittadino che, perché per esempio, Raimondo, c'è in Europa, è cresciuta, un'ostilità verso le istituzioni. I nazionalismi che hanno caratterizzato la politica in molti paesi europei, che hanno poi risultati elettorali in ogni paese abbastanza consistenti, sono nati contro l'Europa in prevalenza. Poi è vero che in qualche circostanza recente le cose sono andate meno peggio del previsto, vale per tutte le elezioni tedesche, nella quali gli ostili all'Europa non hanno avuto risultati importanti, e questo è un fatto positivo. Però dobbiamo mettere in conto che la somma di queste ostilità e le difficoltà che le producono, se non vengono affrontate con coraggio e soprattutto con qualche argomento consistente e condivisibile, possono portare l'anno prossimo a delle elezioni europee dagli esiti particolarmente incerti. Quando dico dagli esiti incerti non penso all'aumento di questo o di quel partito, perché il primo discrimine delle elezioni del maggio dell'anno prossimo sarà un altro, sarà tra chi è favorevole all'Europa e tra chi è contrario all'Europa. Noi andremo, presumo, alle prime vere elezioni europee da quando c'è l'Europa. Perché dico questo? Perché in Italia le elezioni europee sono state prevalentemente una sorta di referendum sul governo di carica. C'era l'Europa, però l'Europa era una dimensione vaga, lontana, e allora si misurava la credibilità e il gradimento del governo che in quel momento italiano aveva consigliato a Roma. Questa volta non sarà così. Intanto perché i cittadini hanno capito che l'Europa c'è e c'è la decisione di partecipare alle elezioni oppure di non votare, sarà un primo elemento di giudizio. Io non so quale sarà il comportamento prevalente, ma potremmo trovarci di fronte a due cose tra loro diverse anche per gli effetti che producono. Cittadini che, considerando l'Europa un luogo ostile, non vanno a votare, o cittadini che, considerando l'Europa un luogo ostile, vanno a votare per quelli che sono contro l'Europa. Oggi nel Parlamento europeo c'è una quota di euroscettici, come li chiamano efficacemente giornalisti. Potrebbe aumentare quella quota con un rallentamento delle attività legislative, quelle che normalmente competono al Parlamento. Io penso che noi dovremmo fare tutti gli sforzi possibili da qui a maggio per far comprendere qual è la posta in gioco e quali sono le dinamiche positive che si possono sviluppare. Io credo che l'ostilità, così come viene presentata da alcune forze nazionaliste, si dice spesso di lei, stavolta sono anche difficili da collocare, sono contro tutto. Però l'ostilità all'Europa, così come viene presentata, è un errore e qualche volta una sciocchezza. Perché l'Europa ha grandi potenzialità e in ogni caso anche questa Europa zoppicante a noi è servita. Poi arriviamo ai tempi che si ricordavano ancora, ma senza andare così lontano. Nel 1992, dunque 20 anni fa, l'Italia, nell'estate del 92, era in una condizione non dissimile da quella della Grecia di qualche anno. Un debito pubblico altissimo, un'inflazione a due cifre e il rischio del crollo del sistema finanziario e produttivo italiano. Si evitò il crollo con azioni pesanti, con una richiesta di sacrificio rilevante a milioni di cittadini. L'accordo siderale del luglio
del 1992, aveva contenuti che non a caso provocarono molta sofferenza e anche qualche reazione. C'era, ve lo ricorderete meglio, perché hanno qualche anno in più, addirittura la tassa sui depositi bancari. Poi non si è fatto mai più, se non appunto in Grecia in questi ultimi mesi. C'era il blocco degli effetti della contrattazione collettiva, non si poteva contrattare con i salariali, ma non li pagava. Nonostante un accordo così pesante e così difficile, la moneta italiana, la lira all'epoca, venne sottoposta a speculazioni violentissime. Carlo Zeglio Ciampi, che era governatore della Banca d'Italia nel mese di agosto, fu costretto a bruciare migliaia di miliardi per fermare la speculazione. Le stime dicono che sono 12 miliardi di 40 miliardi, scusate, di intervento per fermare la speculazione sulla lira. Ma non bastarono, a tal punto che Giuliano Amato, presidente del Consiglio, in accordo con Ciampi, all'inizio del mese di settembre, svalutò la lira del 30%. Cosa? Un anno rilevante per la parte del paese che fa poco la speculazione. Perché siamo usciti da quella condizione drammatica? Per due ragioni. La prima, perché l'anno successivo si fece l'accordo sulla politica dei redditi che venne realmente applicato dagli imprenditori, dei sindacati e dal governo e che aiutò l'inflazione a crescere rapidamente il debito al lusso. Il secondo, perché con quei risultati entrammo nel sistema della moneta unica, rispettando i parametri di Maastricht e dunque facendo parte del primo gruppo che adottò l'euro. Non era scalato. Sull'euro non si poteva speculare e per lungo tempo l'euro ci ha protetto e ha protetto non più degli altri, perché noi eravamo dentro, eravamo in condizioni drammatiche, con livelli di disoccupazione assai rilevanti anche in quegli anni. Ma poi ritorno sul punto che è il titolo della discussione di questa sera. Allora, a noi l'Europa è servita. Vuol dire che adesso le cose sono tutte in ordine, magari perché, però quel risultato e l'efficacia delle dinamiche europee gestite dalle istituzioni europee è ancora in sonza, in tempo. Si può rifare quello che abbiamo fatto in quegli anni, sia in Italia che in Europa. Qual è il problema? È che noi siamo nel mezzo. Una crisi ancora non finita, per esempio, non preso il metodo, che ricordo prima, nel 2008. Fino al 2008 la cosa non funzionava. E i padri dell'Europa, quelli che promossero l'Unione Europea come grandissimo sogno e progetto, e decisero di adottare la moneta unica, sapevano benissimo che la moneta avrebbe funzionato in una fase di normalità o di crescita. E sapevano altrettanto bene che la crisi economica eventuale poteva mettere in difficoltà la moneta, accentuare le contraddizioni. Allora contavano anche sul fatto che nel frattempo l'Europa, quella politica e quella istituzionale, si sarebbe rafforzata, cosa che non è avvenuta, nonostante l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha rafforzato le istituzioni. Però noi ci siamo fermati a Lisbona, noi ci siamo fermati a Lisbona. Ci siamo fermati a 13 anni fa. Le istituzioni europee hanno bisogno di essere riorganizzate e è indispensabile che gli Stati sovrani cedano una parte di questa sovranità all'Europa, al Parlamento, alle istituzioni europee. È facile raccontarlo che poi fa, però ci sono cose che vengono fatte insieme o vengono fatte insieme quando sono successivamente fatte. Cioè, l'unica materia che da sempre è titolare, della quale è titolare l'Europa, non il Parlamento nazionale, è la pesca. Poi la pesca e l'agricoltura. Poi si è aggiunto successivamente il turismo, la parte dei servizi, perché Lisbona questo ha fatto. Ma non ci possiamo fermare a tale quadro, se no ritorniamo sulla sponda della quale. La vera sfida è questa, dare un carattere federale all'Europa e nel contempo lavorare per questa cessione di sovranità.
che deve riguardare tutti, non riguarda solo le istituzioni, anche i partiti hanno problemi. O i partiti si rappresentano per le grandi famiglie europee, o se no la somma dei partiti nazionali sarà sempre facile anche contraddittoria. Se voi guardate il Partito Popolare Europeo, sono in Parlamento, altro che le divisioni nostre, sono cose incredibili. Uno vota in un modo, l'altro in maniera esattamente opposta. La funzione di rappresentanza dei partiti, insostituibile, è efficace quando i partiti hanno una loro dimensione e hanno dei poteri che gli sono delegati o dalle persone che si sono iscritte, o dagli elettori, o in questo caso dai partiti nazionali. Però lo stesso ragionamento si può fare per la rappresentanza sociale. Le associazioni degli imprenditori, esiste l'associazione europea, non ha nessun potere per attuare. L'unica cosa che può fare è svolgere una funzione di lobby verso il Parlamento. La stessa cosa bisogna dire per i sindacati. La Confederazione Europea dei Sindacati esiste da quel tipo. E cosa contratta? Nulla. Può anche lei svolgere un lavoro di pressione, di sollecitazione verso il Parlamento. Ma non basta lavoro da sé, non basta questa attività di lobby. Bisogna che ci sia una cessione progressiva di funzioni di rappresentanza e di potere. Per dire una cosa rispetto al mio vecchio lavoro, poi non ci dico. Il problema oggi non è superare il contratto nazionale facendo la contrattazione aziendale, come sostiene qualcuno, salvo poi verificare che la contrattazione aziendale si fa il 30% del taglio, dunque non può per tutti. La sostituzione del contratto nazionale può venire soltanto con il contratto europeo, però per fare un contratto europeo ci vuole imprenditori con un mandato, sindacati con un mandato. Per alcuni settori, penso all'auto, non siamo parlando da Torino, è evidente che se vuoi avere anche elementi di regolazione che non favoriscono la concorrenza sleale, come l'acqua, in virtù anche di soluzioni contrattuali, applicate o non applicate, devi avere una dimensione omogenea che oggi è la più grande possibile, non la più piccola, che ognuno si fa la cosa che può fare e che vuole fare in casa sua. A quel punto è chiaro e chi non fa nulla è avvantaggiato. E allora c'è un paradossale incentivo alle imprese per ridurre i salari, ridurre l'occupazione, non garantire i diritti. Allora, questo processo di trasformazione deve essere l'obiettivo della prossima Europa. Quella che dovrebbe essere realizzata da chi rappresenterà le forze politiche sovranazionali, perché quelle nazionali, e i singoli paesi nel prossimo Parlamento. Con qualche passo in avanti, perché uno degli assetti precari, non casuale, e anche delle istituzioni europee, è il fatto che non tutte hanno la stessa fonte di legittimazione. Il Parlamento è eletto, il Consiglio è la somma dei governi nazionali, dunque ha una legittimazione, ma di seconda istanza. La Commissione, che è quella che sta vivendo e che ha forse le funzioni operative più importanti, in verità è designata. Che cosa comporta questo? Che siccome a designare la Commissione sono i governi nazionali e il Consiglio, la Commissione anche nel Parlamento un atteggiamento non efficace. Il Presidente della Commissione, quando viene in Parlamento, c'è molto di sinistra che va a parlare con il Consiglio, ma di destra. Però poi alla fine, al di là di quello che dice, di dove si coprono, fa quello che gli chiede il Consiglio, perché è il Consiglio che l'ha nominato, non risponde ai cittadini europei. La novità in questa campagna elettorale, per fortuna sollecitato, è ai partiti di dichiarare a quale grande famiglia intendono appartenere. E dunque, noi abbiamo già detto che saremo nell'alveo del Partito Socialista Europeo. Poi abbiamo un problema che dovrà risolvere il Congresso. Se entrare, come io spero, oppure restare in questo libro come siamo oggi, cui siamo invitati da me, voi sapete di invitarvi. Si guarda con simpatia, se hanno un'opinione interessante la si prende, quando si decide però loro lo compiono. Io penso che sia arrivato il momento, anzi siamo in ritardo,
di entrare nel Partito Socialista Europeo. Ma l'indicazione dell'appartenenza porta anche al sostegno del candidato a presidente della Commissione. I socialisti europei hanno già indicato Martin Schulz questo candidato, per cui votando per uno dei partiti che erano di parte del socialismo europeo, si vota anche per il candidato alla Commissione. È un passo avanti, non ci sarà più il candidato di Martin Schulz, ma certo adesso si farà un'altra cosa, ma non ci sarà più il condizionamento che nasce dal fatto che come si è chiamato dal Consiglio e si può prendere e non va a parlare. Vi ho portato qualche libretto là, interessante, ci sono le conclusioni della Commissione straordinaria sulla crisi. Voi vedrete come ad esempio un testo molto impegnativo con delle cose particolarmente innovative è stato votato da una maggioranza ampia. Salvo il fatto che poi gli stessi rappresentanti politici dei partiti che hanno votato per quel documento, quando la discussione si è trasferita nel Consiglio, se ne sono ben guardati da fare quello che sta scritto. Lì c'è la proposta degli Eurobond, c'è la proposta della tassa sulle transazioni finanziarie, che sono fondamentali per dotare l'Unione Europea di risorse aggiuntive al bilancio ordinario. Oggi, come sapete, il bilancio è fatto da una piccolissima quota che viene data da ogni paese. Per fare politiche di crescita, quei soldi non bastano. Non bastano neanche per la generazione di oggi, figuriamoci per far crescere l'economia europea. Bisogna trovarne altri e bisogna individuare gli strumenti per. Ecco, i popolari tedeschi, a maggioranza, hanno votato per l'Europa. La signora Merkel, c'è la parola aeroporto, è presa da Trento, come il compagno del Macchiolino di Pace. È una contraddizione irrisolvibile per il fatto che ci sono due fonti di legittimazione diverse, come vi dicevo. Bisogna camminare nella direzione giusta per superare questa difformità, questa contraddizione. Perché poi, dunque, la spesa di i governi di centrodestra che hanno prevalso nel corso di questi anni in Europa, cosa hanno fatto? Hanno imposto, a cominciare dai tedeschi, una politica di rigore basata sul contenimento della spesa. Un rigore a senso unico. Con questo argomento, se noi saremo virtuosi, che taglieremo la spesa e non spenderemo più quello che è necessario, l'economia tornerà a crescere automaticamente. Perché le imprese assicurate investiranno, ma neanche per scherzo, non è successo nulla di tutto ciò, a tal punto che una persona non certo sospettabile di simpatia per noi come l'ex presidente del Consiglio Mario Monti ha ammesso pubblicamente che le politiche di contenimento del suo governo hanno accentuato la crisi economica italiana, dunque hanno portato ad una sofferenza maggiore per tantissime persone, perché l'effetto della politica di rigore e la mancata crescita hanno fatto sì che le nostre condizioni, le nostre condizioni di milioni di persone peggiorassero rispetto a prima. La recessione è nata così in Italia. Allora, una politica keynesiana è indispensabile. No, ci sono molti anche per la nostra che quando sentono citare Keynes hanno lo stesso effetto della merda dell'Europa. No, i fatti di questi anni dimostrano che se non ci sono investimenti pubblici in grado di dare competitività ai territori, le imprese non investono nelle imprese private, a parte il fatto che gli investimenti pubblici già da soli portano lavoro. E alla domanda, ma come troviamo i soldi? Eurobond e tasse sulle transazioni finanziarie. Si può. Poi, questa cosa deve fare l'Europa, ma è evidente che ogni paese che chiede all'Europa di rovesciare una tendenza negativa uscendo dal limite di queste politiche di rigore insensate, non può andare a chiedere, non essendo in ordine a casa sua. Perché quando tu gli chiedi di fare delle cose, prima ti guardi. E poi la domanda che si viene posta è: ma voi cosa fate?
Allora non si può chiedere all'Europa di crescere, fare investimenti e a casa nostra non comportarci di conseguenza. Il governo Monti, poi si piace dire, ma anche il governo Letta naturalmente, politiche di crescita non ne hanno fatte. I risultati sono quelli che si vedono. Io poi sono particolarmente dispiaciuto, mi dà fastidio, non si può dire in tanti modi. Quando mi trovo un interlocutore, non ho un interlocutore diretto, ma quando sento i ministri del governo italiano dire come fanno mai con una frequenza insopportabile, che legge è passata, ma vorrei anche che fosse così. Ma quando tu spieghi a persone in carne ed ossa che la presenza, che la parte peggiore della storia ce l'ha dalle spalle, e quelli il giorno dopo vanno in casa di integrazione, non è che la prendono bene, ovviamente, ma dicendo cose che non rispondono al vero, cioè, produce anche un effetto negativo ulteriore, cioè una caduta di credibilità. Fai il gioco di credito per banalizzare la politica, cioè alimenti l'antipolitica, l'ostilità verso i partiti, perché non corrisponde nella percezione delle persone, non c'è congiunzione tra quello di cui vi hai detto e quello che ho aperto. Ieri sono andato da Genova a Bologna, mi sono fermato a un certo punto, ho fatto che era notte, appena sono entrato la signora che stava là mi ha riconosciuto, mi ha detto guarda, scusi se glielo dico, io a fine dicembre da qui non me ne devo andare perché cessa la vita, sono troppo vecchia per trovare un altro lavoro, sono troppo giovane per andare, sono angosciato. E ha parlato un po' della situazione, un luogo di lavoro commerciale, sono di salute di macchina, 200 chilometri, poi decido di prendere un secondo caffè, appena sono entrato, l'altra signora mi ha detto a noi hanno disdettato il contratto e non sappiamo se ci sarà la possibilità di farne un altro, e arrivano voci sulla chiusura nell'arco dei primi mesi del prossimo anno. Ora, sarà stato un caso? Temo di no. Il settore commerciale ha queste difficoltà. Perché? Perché sono calati vistosamente i consumi. Il nostro sistema produttivo è legato prevalentemente ai consumi interni. Poi c'è anche, per fortuna, il settore degli sport, che non è solo quelli che vanno bene. Ma la maggioranza della nostra attività è legata a quelli che consumiamo noi. E allora, se le due azioni non sono mirate allo sviluppo e se c'è un contenimento del valore delle pensioni, con la legge di stabilità si torna in maniera insensata a chiedere un sacrificio ai pensionati. Il problema non sono quelli che hanno 3.000 euro ai quali si cancella pensiero la rivalutazione, sono quelli che stanno sotto, sui quali era già intervenuto Monti e sui quali si reinterviene. Faccio notare che quando tu gli togli una parte della rivalutazione, che tra l'altro avviene 12 mesi dopo, mi sembra un recupero parziale. Non è che gli chiedi un piccolo sacrificio, quei soldi non li recupereranno mai più. Il valore delle pensioni, e parliamo di pensioni medio-basse, pagano meno di prima. Quei pensionati cosa fanno? Non consumano come prima. Addirittura siamo di fronte al paradosso. Intanto mi guardo a Torino, ma torniamo stasera, aumenta la disoccupazione, aumenta la povertà, non ci torniamo, e contemporaneamente aumentano i deposti in risparmio in alcuni settori. Perché? Perché la gente si ha paura. E dunque consuma di meno, e per rimettersi poi del suo arte, con fatica crescente, nel caso le cose dovessero peggiorare. Io credo che occorra prima di tutto avere consapevolezza che questo è lo stato delle cose e non raccontare un mondo che non c'è semplicemente perché bisogna rabbonire il tuo interlocutore che magari in quel momento è ragionevolmente arrabbiato perché sta male, perché non ha più le condizioni di prima, e poi bisogna fare con coerenza le scelte che servono anche relativamente a questo aspetto delle pensioni.
Non si capisce per quale motivo vai a chiedere un contributo, un sacrificio, anche non io che prendi dei soldi, ad una persona che ha una pensione bassa. L'argomento che gli viene spiegato è che gli chiediamo poco, perché siccome sono tanti, anche il poco di ciascuno alla fine fa un bel gruzzoletto. Bella idea. Non so che sia sempre fatto così. Però per quale motivo non fai un'operazione proporzionale sulle pensioni più alte? Ma sono pochi, ne viene poco gettito. Ecco, io considero questa risposta una somma idiozia. Perché nega l'idea dell'equità. Lo so anch'io che sono pochi, e lo so anch'io che se gli porti via 10 euro alla fine non sono mai equivalenti dell'euro a testa che hai preso a quelli che hanno molto tempo. Però dai un segnale di equità. C'è un elemento di giustizia che invece così non esiste, non si vede, e porta anche questo qua in sopravvivenza. Il risultato di queste mancate politiche per la crescita qual è? Quello che la Chiesa impietosamente ci hanno raccontato questa mattina. Siamo tornati ai livelli della disoccupazione pari a quelli del 1976. E guardate, la Chiesa in verità non dicono tutto, perché per la riforma, per la stagione. È vero che lì c'erano tante persone che probabilmente non avevano lavoro, che erano in casa integrazione, ma c'è una differenza radicale tra la casa integrazione di quegli anni e quella di adesso. In quegli anni le aziende si ristrutturavano e comunque usavano la casa integrazione, soprattutto quella straordinaria, per mettere fuori delle persone che poi nella gran parte sono rientrate. Adesso quelli che sono in cassa integrazione non ce l'hanno più il posto di lavoro. Quando gli finisce la cassa integrazione non ritornano, vanno all'ufficio di collocamento. Allora i disoccupati veri sono di più di quelli che gli stati registrano. Poi guardate l'altra faccia, quello che si esalta di meno, è preoccupante, ancora di più. Cambia la natura del lavoro, i tanti contratti a tempo determinato, che diventano vero e proprio determinato, quando non sono confermabili, e aumenta la povertà. È cresciuta a dismisura la povertà. Lo si vede nel comportamento, al di là dei numeri delle rilevazioni. Vivo in una città alla quale, nelle strade principali, non trovi soltanto il questuante di sé, quello sfruttato dal RAI, no? L'uomo o la donna che sta seduto inginocchiato in mezzo al marciapiede col cappello davanti che chiede le mosse e col cappello che rita sempre e bisogna colpire il racket che lo sfrutta, cosa che non sempre si fa. No, tu trovi persone anziane, dall'apparenza normale, che almeno la mano qui diventa rosso. Capitava qui. Quelli che vanno a frugare nei cassonetti degli urbizi. Sono persone apparentemente normali nei comportamenti, ma che non ce la fanno arrivare a vedere. Sono in quella platea di poveri che è aumentata la decisione in questi ultimi tempi, con una tipologia che non viene rilevata dalle statistiche con sufficiente precisione. È un fenomeno che si chiama lavoro povero. Gli americani lo conoscono bene. Quelli della nostra generazione, cos'è il povero per noi? Disoccupato. Uno che non aveva lavoro, non aveva salario, dunque era povero per definizione. Adesso siamo di fronte a milioni di persone che lavorano e con quello che guadagnano non superano la soglia di povertà, che come sapete è il 60% del reddito medio di qualsiasi paese, è diverso da paese a paese. Lavorano, eh? Sono contratti a termine. Se tu lavori 4 mesi all'anno, puoi prendere anche uno stipendio dignitoso per quei 4 mesi, ma se fai il conto sui 12, spasso è una media. E tu non sei il disoccupato di 50 anni fa, non sei il dipendente agricolo che cercava di entrare nel sistema industriale, per cui partono delle persone di diritto del popolo, e quel bellissimo libro. No, sei figlio di questo mercato del lavoro. In
condizioni di gravissimo disagio. Peraltro, come si può vedere, osservando poi il fenomeno, le donne che sono in questa condizione, soprattutto le donne, ma non solo loro, poi ci sono tutti, quando perdono un lavoro a poco, se non hanno una formazione o un luogo dove formarsi, se gli va bene, quando gli va bene, ne trovano uno uguale di prima, non riescono ad uscire da quello che è questa difficoltà, un vero e proprio bene. Allora, disoccupazione e povertà si combattono con una politica di crescita. Questa regione ha i dati negativi che hai opportunamente ricordato, perché è assimilabile a una parte del nord, di Barcellona, Milano, Torino, non c'era il mercato industriale. Quindi, adesso non si vai a cercare quello di non è che quello se qualcosa era sostituito. Purtroppo non è così. Noi, come molti paesi europei, abbiamo subito un processo di deindustrializzazione. In questo paese non si parla più di politica industriale da anni. Addirittura il governo Berlusconi non aveva avuto neanche il ministro, ma la fiera per quasi un anno. Che cosa ne abbia fatto non si sa. Per dire che il tema è stato proprio derubricato. Nel frattempo, una parte del sistema produttivo è entrata in crisi. Adesso togliete per un attimo l'IVA che ha delle difficoltà per le cose che riguardano l'ambiente, il mercato rispetto dell'ambiente. Ma guardate alle grandi aziende italiane. Tutti i giorni c'è lo stericidio di comunicazioni di ridimensionamento. Gli organici o addirittura di più del stabilimento. E a quelle che già sono note, perché sono state certificate in queste settimane, ne arriveranno delle altre. Se qualcuno le pensa che con questo chiaro di luna, che ne so, le acciaierie di Piombino non si salva, sono in amministrazione controllata fino a dicembre, se non sarà dicembre sarà a febbraio, ma poi arriva il momento della comunicazione della chiusura. E se tu intanto hai continuato a spiegare che adesso finalmente il mondo si è rovesciato, l'economia cresce, gli operai di Piombino non puoi davanti. Perché nella condizione data il calo della produzione e degli insediamenti industriali prosegue. Pensate che Barack Obama si è posto il problema e il Senato americano sta ragionando in un quadro disastroso per quanto riguarda la tenuta della loro struttura finanziaria, sta ragionando di come far crescere la manifattura negli Stati Uniti. Obama verrà ricordato per due cose: la sanità pubblica che non esisteva e lui ha introdotto in sanità pubblica, e per il rovesciamento della tendenza relativo alla manifattura. Se lo fa loro, perché lo dobbiamo fare? Che ne abbiamo qualche ragione in più, perché abbiamo più bisogno di quanto gli americani. E dunque, il tema della politica economica, della crescita, è assolutamente prioritario. E se non affrontato e non risolto, produrrà ancora condizioni come quelle che stiamo commentando. L'illusorio utilizzo dei contratti a tempo determinato della loro variegata forma, 48 tipologie diverse, cosa che non sta facendo. La signora Cordero se ne è disinteressata completamente, poi qualche volta ce l'ha anche io, non hanno citato adeguatamente, però siamo lì, da un lato, e dall'altra parte questa crescita di disoccupazione che è data dalla manifattura che non c'è, ma anche dai servizi. È chiaro che una regione come questa, se i consumi del paese si ridimensionano, ha un danno, ad esempio sul turismo, automatico, meno risorse da spendere per le famiglie, la prima cosa che si fa, si taglia quello che non viene considerato primario, è il bisogno del consumo. Guardate che poi il meccanismo è un po' più subito. Quest'estate sulle spiagge di Tivoli di presenza ce n'era, vedevo ad alcuni operatori che sono di gente, ne vedo, sì, è stata la risposta, però guarda, se prima venivano al bar tre volte in un giorno, adesso
ma grazie se vengono ad euro. Per cui quello che è storicamente uno dei sostegni dello stabilimento balneare, il ristorante l'hanno sostenuto proprio loro. Le persone che sono comunque arrivate in vacanza, mentre prima ci stavano due settimane, adesso ce ne stavano una. Cioè il calo, sono poi io, ma il calo è forte e lo si vede. Un sistema che ha nella sua capacità di offerta turistica uno degli elementi potenziali di forza, se quelli che stanno fuori non hanno risorse da spendere, si trova con un gioiello di mano, non c'è nulla. Ecco perché abbiamo, e paradossalmente, più sei sbilanciato su un'attività di questa natura e meno c'è domanda, e le tue performance non solo sono importanti, ma lo sono il doppio di quelle degli altri, dove l'equilibrio tra le attività di servizio e quelle produttive è un po' più forte di quanto non possa essere. E qui, se guardate, le regioni a forte vocazione turistica sono tutte in difficoltà. Tutte quelle che hanno più estivo, esattamente come quelle che hanno più nazionale. Perché è il primo effetto del ridimensionamento della crescita economica, addirittura del rovesciamento della crescita economica. Che è imparato tante anni fa, e l'unico settore veramente anticiclico è sempre stato quello alimentare, perché quando le cose non vanno bene, comunque le persone prima pensano a mangiare, no? Non comprano la giacca nuova, la cravatta un'altra volta, però mangiare si mangia. È la prima volta, in un arco lunghissimo di tempo, che il settore alimentare ha le stesse identiche dinamiche degli altri. È impressionante. Non sto a dire quella cosa che a me crea solo disagio a raccontarla, però vi spiego a quelli che si occupano direttamente che vale la pena di non sottovalutarlo, che c'è un aumento della vendita dei prodotti alimentari per gli animali, il che sostengono alcuni abbia un'influenza negativa sui comportamenti di persone molto comuni. Vero o non vero? È vero sì. Comunque, al di là di questi estremi, la condizione è una condizione particolarmente negativa che coinvolge tutti e che va affrontata, secondo me, con molta determinazione. A cominciare dalle cose che bisogna fare, da fare un governo. Io ho un giudizio molto critico che penso, ma non sono sicuro, penso che i guardano il Partito Democratico sono cominciati a sostenere la madre degli errori di questo da quello. Le persone di centrodestra erano allora fatte. Con il governo Monti si sono rialzati, hanno fatto una cosa che mi ricorda un sacco di bugie, però quelli hanno consentito. Berlusconi di recuperare terreno a nostro svantaggio e alla fine non abbiamo avuto le elezioni perché gli italiani hanno creduto a noi la responsabilità dei sacrifici e hanno creduto alle popole e il disagio ha incrementato di misura il peso elettorale di Grillo, cioè anche qui, ma non valeva certo le percentuali. Allora, io credo che bisogna cercare rapidamente di arrivare ad un punto fermo. Qual è il punto fermo, secondo me? Una nuova legge elettorale che consente di andare a votare presto. Non perché lo ci verrò, ma perché serve al Paese. Bisogna concentrarsi su quel tema. E se il governo lo fa dire, ci sono anche gli altri problemi. E fin qui non si è parlato di questa mattina. Si comincerà a discutere le leggi elettorali la settimana prossima, vediamo se è vero, ma siamo in realtà. È evidente che se rimane a votare per questa legge rischi di trovarti nelle condizioni di prima, però devi cambiare la regola elettorale per cercare di dare un governo stabile al paese per fare politiche di crescita, se no rischiamo uno sfilacciamento, una morta gola
che però è fatta di sacrifici di sofferenza per la credo che questo debba essere per il nostro partito la prima causa. Nel frattempo, siccome i temi dell'economia non aspettano che fai la legge, che i dinamici sono molto più presenti, bisogna provare a forzare per arrivare a delle soluzioni che abbiano qualche effetto positivo sulle persone, ma non enfatizzando il nulla o strumenti che non sono efficaci. No, garanzia giovane nasce in Europa, è uno strumento interessante, ma è un nuovo ammortizzatore sociale. Dice a te giovane che finisci gli studi, ragazza che finisce, oppure a te giovane che hai perso il lavoro, ci diamo un'attività formativa per un certo numero di mesi. A parte che le risorse appostate per usare questo strumento sono rilevanti, ma non è che gli danno un posto di lavoro, gli danno un'attività formativa, che è una cosa importante. Ma non puoi dire, siccome adesso lo chiamo garanzia giovane, l'occupazione aumenterà di 200.000. Non è vero, non è così. Avrai semmai un po' di ragazze e ragazzi protetti in una fase molto delicata, quando una persona non c'è niente da fare, come sapete, anche dal punto di vista della sua tenuta psicologica, del suo comportamento, ci possono essere delle derive non auspicabili. Bisogna provare a fare questo sforzo e presentando la realtà per quello. Soprattutto a quelli che avvertono che condizionati strumentalmente l'Europa come la madre di tutte le negatività del paese. In questo c'è la colpa della politica. I partiti che quando ne fanno una giusta ce la attribuiscono, come è giusto che sia, e la enfatizzano come sarebbe opportuno non fare, e poi quando le cose non funzionano è sempre colpa di un altro, no? È l'Europa. Il danno poi si crea, perché in quelli meno informati c'è il rischio che prenda corpo l'idea che, insomma, meglio uscire dall'euro, che da soli si sta meglio, e compagnia cantando. Ecco, per fermare questa deriva noi dobbiamo avere il coraggio di dire la verità, ma anche il coraggio di fare la scelta, perché se no la disoccupazione, il lavoro precario, che tendenze con quelli di danno, perché poi proprio impressione. Se ci pensate un attimo, non è il numero assoluto, ma è la percentuale. Il raddoppio dei disoccupati, raddoppio, è un segnale inquietante in una comunità come questa che ha sempre avuto, bene o male, molto lavoro a disposizione, perché quando c'è il 3% vuol dire che non c'è disoccupazione. Non fai tempo ad andare all'ufficio di collocamento a scrivere che già c'è un'offerta di lavoro. Ma quando invece del 3 6 al 6 è un'altra storia. E guardate che quelli che purtroppo hanno avuto un'esperienza di non lavoro, paradossalmente sono più attrezzati a gestire questa emergenza di quanto non lo siano quelli che invece prima avevano un flusso continuo, avevano un rapporto semplice con il lavoro e con il reddito. Perché chi sta male ci fa il caso. Questo non vuol dire che non bisogna fare sempre e comunque quello che serve per rimetterlo in condizioni di dignitose. Ma chi sta bene o sta bene e si trova improvvisamente in condizioni di difficoltà, a volte perde il punto, si creano tensioni sociali, una coesione, e le persone possono avere comportamenti individuali, collettivi, che non vale mai. Non so pensare alle azioni di chissà quale natura, no, penso a quello molto semplice. Fare voto per il primo qualunque si presenta, oppure che abbandonano la vita sociale e non vanno in piazza Battista, non è questa la stagione, stanno a casa perché hanno paura, e se viene meno la partecipazione e il tessuto collettivo che questo garantisce alla democrazia, sono guai per di questo modo, non delle reazioni che non ne vedo al momento. Per fortuna nessuna base. Allora, dobbiamo cercare di fare in fretta e bene di non abbandonarci a discussioni sulle persone, ma cercare di guardare prima il merito delle proposte, di considerare i valori ai quali fare riferimento. Io sono rimasto molto colpito delle condizioni del pomeriggio.
Io una cosa che ho visto alla televisione è che in questo convegno di Chiesa un signore che sale sul palco e dice che i sindacati sono i colpevoli di tutte le disastri di questo paese. Ora che lui lo dica non mi sorprende, perché lui, potete immaginare, nelle varie vite lo sono sempre raccontato, c'è un numero di morti. Ma la cosa che mi ha sconvolto è che quelli di San Platea si siano alzati per la casa. Allora, possiamo essere noi un partito che prospetta un'idea di lavoro nella quale non c'è la rappresentanza collettiva del lavoro? Sicuramente no. E l'idea che i sindacati siano dati ai lavoratori non sta nel cielo. Poi scelgano i lavoratori, come deve essere fatto il sindacato, quali devono essere le regole interne, chi li rappresenta meglio. Ma l'idea di criminalizzare la rappresentanza collettiva, attribuendo le responsabilità, non ha, ma per la giornata non poteva avere. Poteva passare direttamente di un'impresa, a nominare lei a presentare un'impresa. Dunque, condizioni di questa natura, io spero su un paio di discussione del congresso, proviamo a fare rapidamente le scelte più efficaci, perché il tempo che passa oggettivamente rischia di peggiorare le condizioni generali, a partire dalla credibilità. Quando la credibilità non è che qualcuno ne perde più altro di tempo. Tocca a tutti, e può toccare anche a noi, segnali non particolarmente importanti della luce, e spero, se guardate le direzioni, quella sarebbe soluzione. È vero che il centro-sinistra è andato meglio del giro precedente, compreso il centro-sinistra in alto alto, però guardate che parliamo di elezioni nelle quali si pronuncia meno della metà degli elettori. Allora, essere i primi in caduta, direbbe il filosofo, meglio che essere gli ultimi, però non basta, perché non è sufficiente a dare conforto alla parte dei cittadini che adesso non sono andati. Allora, abbiamo molte cose da fare, tutti gli enti, cerchiamo di fare il migliore del mondo. Visto che il tempo sicuramente ha stimolato, penso che ci sono più presenti, guardo se qualcuno approfitta della tua presenza per chiedere i chiarimenti e degli approfondimenti. Intanto colgo l'occasione per dire che non ci siamo sentiti prima su quella questione che ho detto, auspico che si riveda subito la legge elettorale, perché è un po' la mia battaglia qui che faccio sui social network, in esalto ripeto che il rispetto che da più di un anno dico che questo partito dovrebbe avere la responsabilità di chiarire già subito arrivare al Parlamento con la sua proposta, mettere gli altri alle porte prima di dare una nuova legge elettorale, perché non ci siamo mai in questo senso. Ma io provo. No, non sapete come articolare il pensiero che mi ha appunto sollecitato la riflessione sui numeri della disoccupazione in Valle d'Aosta, che più volte insomma anche a livello sindacale ne abbiamo parlato. Per me viene sempre una suggestione, che è quello di pensare quanto non fosse drogato per i mercati questi numeri, quanto molto spesso certi settori, anche quello che hai citato tu, erano molto interessati di clientelismo, dove c'era un reale bisogno e la politica ha scelto di incrementare quello piuttosto di creare reali posti di lavoro che poi avrebbero già comunque affrontato e risolto affrontato meglio questa situazione di crisi. Allora, parafrasando Gatti, cos'è di sinistra in questa fase? Cioè dire umanamente, e ovviamente i lavoratori sono lavoratori a casa che danno quei dati, quindi c'è una situazione di difesa, per esempio i lavoratori sono, che anche loro hanno approfittato di una situazione, però in questo momento ne sono vittima. Oppure dire e denunciare quello era clientelismo, che continua, lo vediamo adesso nel casino, lo vediamo adesso in altre strutture. Per cui cosa deve dire la sinistra? Deve dire il sindacato,
motivi, perché ci sono quei fatti che erano stati assunti in quel modo, e c'è in tantissime anche pubbliche amministrazioni che sono in sanità, come si diceva, ce n'è il 35% di precari. Però cosa deve dire? Perché ci sono anche quelli che invece hanno fatto, sono andati avanti con fatica, per merito, oppure quelli che commercianti o i liberi professionisti che lavorano 19 ore al giorno per, in questo momento. Quindi veramente che cosa è più di sinistra in questo momento? Questo potrebbe essere molto virtuoso perché avviciniamo il giovane del lavoro, facciamo fare il mestiere, però ci ho lavorato dentro per certi versi e le imprese usano questi tirocini volte per avere una manodopera a basso costo. E non ho mai visto una relazione e una valutazione del reale impatto di occupazione poi a tempo indeterminato. E questi tirocini potrebbero portare a una formazione e a una stabilizzazione dei lavoratori. Invece questo dato non viene mai testato. E molto spesso il tirocinio viene proposto a persone che hanno precedenti contratti, vengono licenziati di tirocinio. I numeri che vengono portati quindi sono alti, ma in realtà è di disoccupazione dei conti o del nuovo lavorato che è stato prima. E quindi ci troviamo la rete giovani in realtà apparentemente lavorano che non creano, che non possono crearsi tutti. Grazie.
italiano, anche con la Spagna, anche con Reggio, con la Spagna, con la Grecia, dove ci sono state delle richieste di funzioni di riforme ben specifiche, certo andavano in direzione lontanissima dalla politica di crescita ovviamente, andavano nella direzione in realtà di promuovere il centramento degli istituti produttivi, la riforma dell'articolo 18, che poi molto di fatto state rispose diciamo, a questi viti. Mentre quindi è l'ultima risposta che la volta è stata anche detta sono coperti, così interessante, con l'ultima risposta europea è stato qualche finanziamento per le politiche di lotta contro il superfinanziamento, quindi la via per garantire le ragazze giovani, ma tale proprio perché ovviamente sono lontane. E lo dico, non ho mai avuto in però che nel senso di contrario danzi, però certo qua la situazione non è abbiamo quasi particolarmente preoccupante, che mi lascia sperare tutto qua. Paradossalmente dai socialdemocratici, che invece sono ispirati, ma può venire dal centro per ragioni molto banali come quelle che vi sto descrivendo. Aggiungete che la terapia da cavallo è inflitta anche se tra un paese come la Grecia, ma anche
la Spagna si sta ancora riprendendo, ma anche il Portogallo da un lato e l'Irlanda dall'altro sono ancora in condizioni di pre-Covid. Allora, anche lì hai l'esplicitazione del danno prodotto da una politica senza crescita. Avevo dei conti in giorno, vero? Cercavo di stringere a fare i conti e a comportamenti coerenti, vero? Però in quel modo hai portato la Grecia, il paese, a una condizione disastrosa, dove oggi non c'è un elemento degno di questo momento in cui c'è. Per cui non c'è nulla per essere ottimisti, però è possibile che dal luogo deputato colpevole, la Germania, e dalla persona più esposta, la signora Merkel, possa venire qualche cosa. Poi bisogna fare ovviamente solo di massimi. Prima si sviluppa e prima cambieranno i rapporti di interscambio del mercato. Non è lontanissimo, è da qualche previsto. Poi se gli effetti saranno piccoli o grandi, sono arrivati a seconda. Per quanto riguarda invece gli strumenti che l'Europa ha messo a disposizione, ci sono i fondi strutturali che c'erano e rimangono, e in questo l'Europa non ha cambiato atteggiamento. È una scelta politica importante, positiva, il quale noi non siamo in grado di usare, perché l'uso medio in Europa è molto basso, l'idea è un senso, poi noi siamo nella parte ancora più bassa della media, non ne sono tanti. Se poi guardiamo le regioni, addirittura ci sono alcune regioni italiane che non sanno proprio di cosa si tratta, c'è un limite nostro che fa assolutamente corretto. Se fossimo in grado di usare meglio i fondi strutturali, abbiamo già un piccolo vantaggio in alcuni territori con la potenzialmente positiva. Gli altri strumenti, quelli nuovi, si sono discussi, sono stati un po' enfatizzati, magari sia giovani, non sono la cosa che si manca. Parliamo di una politica di sostegno all'occupazione giovanile. Insisto, è un ammortizzatore sociale interessante per chi ha i due giorni o non restare a casa o non gravare sulle famiglie, ma non crea occupazione. E altra cosa che ha questo aspetto positivo del favorire la formazione, a patto però che li si controlli bene, perché se no rischia di trasformarsi in strumenti che alterano la realtà, come è stato per molti anni, per gli stage, per i tirocini, il metodo sostituzione di manodopera se si fanno per le attività formative dentro un'impresa, e poi se ne attuano il senso stesso dello strumento, perché lo stage, per esempio il tirocino, servivano a far conoscere la persona e l'azienda, in modo tale che poi la persona potesse decidere se quell'azienda era interessante e l'azienda, se quella persona sapeva, e trasformare il rapporto temporaneo in un rapporto duraturo. Non è quasi mai successo, anzi, i fenomeni distorsivi sono enormemente più alti degli aspetti positivi dell'uso di questi strumenti. E questo dovrebbe finire la sinistra a saperlo, no? Al di là delle cose, secondo me, noi dobbiamo dire una cosa che però abbiamo sentito. Noi non siamo mai stati per un'occupazione purché sia. Il lavoro deve avere un senso, deve avere una finalità, produrre un bene o un servizio. Non può essere il parcheggio gratuito di nessuno, fatto dalla gente politica. È del tutto evidente che in una quota parte del calo di occupazione c'era anche la finta occupazione. Ma noi non dobbiamo rivendicare il ripristino della finta occupazione. Dobbiamo dire quello che già c'è. Il lavoro può essere finalizzato a produrre un bene, a produrre un servizio, deve avere una sua logica interna, e dunque noi puntiamo a politiche che creino vera attività, o rivolta a far consumare i cittadini, se lo vogliono, quei prodotti, oppure rivolta a garantire la protezione di welfare che storicamente l'Europa ha assicurato. Noi rischiamo di trovarci con un'intera paradossale. In una regione come la vostra, la sanità
ancora una capacità di spesa elevata, però il lavoro che c'è in sanità era in parte finito la morte, potremmo dire spiegativamente così. E altre regioni nelle quali invece la spesa sanitaria è stata compressa e non avendo alternative di nessun genere, né quelle della sussidiarietà strombazzata, poi irrilevante alla fine, è calata la qualità della protezione offerta ai cittadini. Per cui lì ci sono spazi veri per un lavoro efficace e non vengono coperti perché non ci sono risorse. Dall'altra parte è un fenomeno esattamente rovesciato. Noi non dobbiamo mai separare il lavoro dal suo fondamento umano. Il lavoro deve essere dato materialmente, deve essere costruito, proposto e vissuto anche come elemento di produzione vera, di sforzo e di attività alla quale corrisponde una retribuzione perché c'è una resa finale. I fondamenti etici del lavoro, dei comportamenti del lavoro, sono un grande tema moderno. Abbiamo ad esempio sempre pensato a alcune forme di sciopero, per meglio dire, che vengono presentati come sciopero. E non sono sciopero, andrebbero dalle organizzazioni sindacali condannati, non praticati. Voi sapete, ci sono settori nei quali non si va, anzi, diciamolo meglio, si dichiara lo sciopero. Poi, siccome il sistema è complesso e per non far funzionare il servizio basta che si astengono due, molte volte si mettono d'accordo su chi deve fare in quella circostanza lo sciopero e gli altri vengono retribuiti. Comportamento orchestre sinfoniche, per fare un esempio, basta che non ci sia i timpani e il suono, ma gli altri vengono retribuiti. È giusto? Secondo me no. Se non c'è la prestazione non ci deve essere la retribuzione e non puoi chiamare sciopero una cosa che fa saltare quello che è il tratto etico del comportamento della persona. Io non ti do la mia prestazione, sei legittimato a non darmi il salario. Se no non è più sciopero, un'altra roba. E purtroppo tante volte sono passate sciopero o altro comportamenti che erano ben di fuori. Così come c'è un rapporto che non deve mai saltare tra il danno all'impresa e il danno al lavoratore. Se quello che fa un lavoratore ha un effetto decuplicato sull'impresa, non funziona, ci deve essere un rapporto proporzionale. Io perdo 100 euro, ma il danno di impresa può essere difficile. Se no, si altera il meccanismo e non sai dove va. Però riguardo la dimensione della sfera etica del lavoro c'è molta distrazione. La distrazione poi può ad accettare preoccupamenti sugli sciocchetti, come quelli che abbiamo sentito raccontare. Cancelliamo l'articolo 18 e crescerà la disoccupazione. I dati sono che è aumentata la disoccupazione ed è aumentato il numero di licenziamenti individuali senza quel deterrente. Perché prima quelli che venivano licenziati non erano molti. Non perché erano diventati improvvisamente tutti buoni imprenditori. No, perché c'era un deterrente. Se venivi la sua casa per ragioni discriminatorie, c'era un magistrato che ti vedeva la domanda. E allora l'azienda per farlo ci pensava di soldi. E adesso l'idea che l'articolo 18 non c'è più, la cosa che spacciano per l'articolo 18 non c'entra niente. E quando tu introduci delle tipologie come quelle che sono scritte nella legge, finisci lì dove si sta arrivando. Io di imprenditore ne ho incontrato qualcuno della mia vita, siete credo. Ma uno che mi dicesse, ho licenziato lui perché è iscritto a un partito, perché è iscritto a un sindacato, non l'ho mai trovato. Nessuno mi chiama d'occhio in questo caso. Avete visto cosa succede con la possibilità del licenziamento per ragioni economiche? Aziende di 500 persone che licenziano una persona,
dai non ha messo un processo che ci sia. Poi se vai a guardare scopri che del tutto casualmente la persona licenziata è anche iscritta a un sindacato o a un partito. Dunque, lì si ha. Ecco, io credo che se non ci si rimette di lavoro a costruire un sistema di diritti fondamentali, i guai sono assicurati. Io mi vergogno di sentire la tua ragazza e di andare a lavorare, il lavoro che sia va accettato. Noi dobbiamo, le generazioni più mature devono offrire e lavorare per offrire delle soluzioni nelle quali le persone attraverso il rispetto dei diritti sanno di poter avere la dignità che qualsiasi persona diventa in qualsiasi società. Allora, anche questi aspetti, che capisco che sono a volte meno appassionati, quando non lo siano per discutere sulle vicende contingenti, spero che la discussione congressuale vengano considerati che sono, quando ci sono milioni di persone che lavorano, non è che non hanno l'articolo 18, non hanno anche l'articolo 18, l'unica cosa che hanno sono gli abitanti, le protezioni. Guardate che i danni in prospettiva sono rilevanti, mi sono occupato ancora a Bruxelles, sono uno dei relatori della direttiva sul lavoro stagionale degli immigrati, come sapete si fa prevalentemente in agricoltura e nel turismo del commercio. Nella casa socialista, cioè nel mondo dei progressisti, vivono sotto culture che hanno dentro anche il veleno del nazismo. Nei paesi dell'Europa, sapete, il welfare, di cittadinanza, come lo chiamano loro, non ce l'hai perché sei un lavoratore, ce l'hai in quanto cittadino. L'ostilità verso quelli che vengono non dal nord dell'Africa, su dei barconi, rischiando la vita, perdendo quelli che vengono a piedi dall'Ucraina o dai paesi che sono in Europa, paesi dell'ex Unione Sovietica, l'ostilità è forte, con l'argomento che vengono qui per lavorare, vengono qui per farsi arricchire, vengono qui per farsi, per curarsi, per dirvi che impiegare gli argomenti a tesi assurde cosa sulle quali non si esercita solo qualche volta, molta nostra, abbiamo problemi. Dunque, ritornare a parlare dei tratti etici che dovrebbero essere la base della rappresentanza politica, istituzionale, ma anche delle idee che noi abbiamo di lavoro e di regole dentro il lavoro, può essere di qualche. Tu hai ancora molto tempo, ci salutiamo. Cosa? Faccio una domanda a Flash ancora, se uno vuole la risposta da tutti. Se no. No, non è che se c'è qualcuno. Voglio fare una domanda, visto che ho apprezzato il fatto, parlando del trovato morti che non accettava. Hanno di poi c'è un politico. Il partito che ha la capacità di sottolineare se sia per uno dei casi di esercizio, se non c'è che parliamo, se sono progetti, se non c'è che parliamo, se non c'è che parliamo, se non c'è che parliamo, se siete per andare, se siete per andare, se siete per la fine, come succede adesso, come succede per il governo Monti, i nostri dirigenti seguono più in alto la linea, non ascoltano tutti quello che vedono per la base, per il programma, per il programma. Cioè, per dire questa quando si sentiva la base di sempre no, solo logistico che è adesso. Si può fare qualcosa, si può cambiare, oppure si continuerà a fare di grandi progetti, tante cose per la fine, per fare tutti i giorni, e si parla da solo di casa, non si può fare i giorni. Poi invece siamo sempre sui punti che vengono superati, ogni giorno per giorno.
sovrano, sì, no? È vero che ci vorrebbe proteggere molto, no? Se si continua a dirci, in 3 anni, 4 anni, se non è giusto, non è un modo, va bene, portare anche questo a livello nazionale, di fatto c'è scopo, non solo in questo momento, proprio l'idea che veniva sintetizzata con quello slogan del partito leggero, ma addirittura partito liquido fosse un grande disastro, come fosse un partito deve essere una struttura organizzata dove le persone sono in grado di dire, di dare e di ricevere, e dove c'è un luogo dove ci si trova, dove la proposta del gruppo dirigente nazionale viene discussa. Il gruppo dirigente nazionale deve avere anche i luoghi nei quali riceve la tua richiesta o le tue osservazioni sulla sua proposta o su cose che tu ritieni utili e che discusse che magari non sono state portate lì. E secondo me non c'è un'alternativa al rapporto diretto con questo. Poi la rete aiuta, ma se diventiamo un partito che comunica attraverso la rete, anche lì. Perché dobbiamo convincerci di sicuramente, sono messo a guardare e parlare, e io fatico, ma certo, e che fatica, però in un modo quando costruisci un rapporto non teistico, ma dialettico e positivo, dove c'è il rispetto reciproco e poi dopo c'è la modalità con la quale si decide. Si parla una cosa, parla una cosa. Ad un partito radicato nei territori, un partito di struttura, poi leggero pesante, dipende dal numero di donne e uomini che partecipano, non da come è organizzato. Perché se ci affidiamo soltanto agli effetti, ai risultati potenziali della capacità comunicativa, grazie. Berlusconi imbattibile, quelli che dicono Berlusconi è finito, secondo me si chiude. L'uomo è finita la sua stagione politica, ma può fare danni rilevantissimi anche per una capacità istrionica che ha nel raccontare bugie. Il signore che dice una cosa oggi, domani dice l'opposto, come se non l'avesse parlato il giorno prima. Guardate che non è facile, perché il minimo di imbarazzo, anche il più studiato, a lui no. Allora adesso. E poi avendo risorse cospicue, avete visto come il gruppo di quelli che sembravano oramai incamminati sulla strada della separazione, della costituzione di un gruppo autonomo, dove sono? Una volta saranno in casa, quella storia lì sarà ancora una storia lunga e noi non possiamo contrastare Berlusconi usando gli stessi strumenti o con la stessa idea di partito. Questa è la mia opinione, nulla di più. E bisogna nel frattempo anche cercare di dare qualche dimostrazione concreta per quanto riguarda me. Quando parliamo di elezioni, non è che se uno dice bisogna fare legge elettorale, allora è contro il governo. No, guardate che questo governo, lo ha detto il Presidente della Repubblica all'epoca, quando gli ha conferito il mandato, doveva essere un governo a tempo e aveva 3 cose da fare. Poi, diciamo, il Presidente del Consiglio incaricato, quando è andato alle Camere, ha presentato un programma che ci vorrebbero 7-8 anni per realizzare. La dimensione elettorale si era già molto attenuata, se non scomparsa. E il punto chiave, la legge elettorale,
è stata spostata. Cominciano la settimana prossima, viva! Da come cominceranno però? E poi discende anche qualche problema per noi, perché bisogna cambiare la legge, farlo di fretta, ma non trasformare la questione sulla legge elettorale in un altro elemento di divisione del Partito Democratico, perché è un dato di natura che in una discussione di questo genere il Partito Democratico si presenti con tre proposte diverse, e non è dato di natura possibile, è auspicabile che non sia dato. Perché a quel punto rischieremo paradossalmente di arrivare ad una soluzione stabile con il minimo di forza da parte nostra, che invece dovrebbero essere quelli avvantaggiati dalla modifica della legge elettorale che consente un governo eletto decide di elementi di stabilità e di governo. Complicato, però non possiamo andare. Se arrivano alla fine del 2014. Avete qualche dubbio sul fatto che qualcuno di rabbia non si sono arrivati fin qui, perché non devono fare anche le altre due anni che hanno? Così sarebbe discutibile, secondo me. Allora, discutiamo serenamente, ma per arrivare ad una decisione su che partito vogliamo, ed è il congresso. Nel contempo il governo faccia quello che si deve fare. Allora, Riccardo dice, basta una settimana. Credo, dica una cosa che può essere interpretata in tanti modi, ma se la discussione sulla nuova legge elettorale si incammina su un'idea della grande riforma, se la modifica della legge elettorale è il recepimento delle tre osservazioni, tre, fatte dalla Corte, sul pessimo porcellum, sempre porcellum resterà, però introduce le correzioni che possono portarti ad un governo stabile anche con quella base. Piccola base, perché i danni si sono visti. Ripetere danni di questa natura semplicemente perché non si è voluto cambiare la legge, tornando a votare con questo, non può diventare né una giustificazione né ancora meno una scelta che abbia un minimo ancora, dobbiamo essere contrari, dobbiamo essere anche in grado di dire come si può fare fretta. Però adesso mi sto dando idea che le cose ci sono, però discussione delle volte che a 15 giorni dall'avvio della discussione adesso qualcuno si inventa un'altra ipotesi di legge più complicata di quella precedente, è un bel camminato invece. Grillo di Sussin Grosso, vorrei vedere come fa. Ti lasciamo andare, so che hai avuto una corsa tutta la giornata, so che sicuramente gli stimoli che hai dato oggi sono importanti. Io ti ringrazio perché siamo abituati ai talk show dove c'è stata confusione e c'è il rischio di non ragionare. Ci hai dato degli elementi sicuramente di riflessione poi anche sulle questioni sono urgenti, penso che tutti abbiamo poi molto di questi giorni a confrontarci, tra di noi ci conosciamo, di dibattere queste questioni che ci hai portato. Ti ringrazio anche per la franchezza la chiarezza con cui hai esposto le tue tesi, che mai come in questo momento è una cosa che manca la politica, perché siamo estremamente vaghi, non definiti per la maggior parte dei cittadini. Mi piace constatare che non ci siamo sentiti primi come le volte a casa, che su molte cose ci si trova in sintonia, questo mi rassicura un po', perché alle volte abbiamo la sensazione di essere un po' l'estremo, provincia dell'impero, la Valle d'Aosta, non si sa che cosa si pensa, che cosa si ragiona, invece su queste cose mi sembra che anche il gruppo dirigente che mi ha aiutato